Villa Carmela Casa di Riposo, residenza albergo per anziani, a Bracigliano, in via Vescovo Capaccio, 32. Il mese di marzo cambia pelle e si trasforma in un'opportunità nuova per un futuro migliore. A sostenerlo il Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi Cellulosici, che ha decretato il mese di marzo come il combattente del riciclo di carta e cartone. Alla battaglia in favore di una sostenibilità moderna che coinvolge sempre di più le famiglie, ma anche le scuole, le istituzioni, le associazioni e le aziende, non poteva mancare la Metelia Servizi di Cava dei Tirreni. La società in-house del comune metelliano, infatti, metterà in campo due iniziative dedicate ai più piccoli e che si inseriscono nel più ampio progetto Carta con Carta 2019, giunto ormai alla sua seconda edizione. Dal 6 al 15 marzo, nelle scuole primarie cavesi, si svolgeranno il Carta Storie ed il Gioco in Carta, attività in cui gli studenti stessi diventeranno i portavoce principali di un messaggio chiaro e preciso. Per la carta non serve la valigetta, ma la busta di carta per una raccolta perfetta. Questa è un'iniziativa che è il secondo anno che si porta avanti, collaboriamo con le scuole elementari con questa iniziativa Carta con Carta, faranno il carta storie per cui ritaglieranno dei libri, riusciranno, faranno una serie di attività e poi faranno anche la visita all'isola ecologica vedendo come si raccoglie e come si lavora, perché Metelia è convinta che solo ed unicamente queste nuove generazioni possono ingenerare una nuova cultura dell'ambiente, perché come diciamo e come diremo sempre all'interno delle scuole, questi ragazzi si devono porre il problema e porre il problema ai loro genitori che mondo gli lasceranno, quantomeno credo uguale a quello di oggi. Carta con Carta 2019 si divide in due momenti che hanno in realtà come target gli studenti delle terze e quarte delle scuole primarie. In particolare il primo momento è carta storie, quindi andremo in classe, lavoreremo con i bambini, con cartoncini, con libri vecchi da cui ritaglieremo delle figure in maniera tale da creare una sorta di carte in cinque ambiti tematici che sono personaggi, luoghi, eventi, azioni, oggetti magici ed emozioni, e una volta terminate queste carte messe tutte insieme i bambini le mescoleranno e tirandole fuori potranno inventare tante storie. Quindi in questo caso raggiungiamo due obiettivi, il riuso creativo ma anche stimolare la narrazione. Gli alunni poi riceveranno un invito originale, una pallina di carta che costituirà il pass simbolico per entrare presso il centro di raccolta della Metelia Servizi di via Ugo Foscolo nei giorni 23 e 30 marzo, dove potranno insieme alle famiglie accedere al percorso ludico sportivo allestito con le attrezzature realizzate con il riuso di carta e cartone. Il tema dell'ambiente, la cultura dell'ambiente, del rispetto che dobbiamo trasmettere alle future generazioni è fondamentale, e quindi questi progetti ben fatti, ben coordinati dalla Metelia rappresentano soprattutto questo obiettivo, dialogare con le future generazioni attraverso la collaborazione del mondo della scuola per mettere al centro dell'attenzione appunto la difesa, il rispetto che anche negli piccoli comportamenti quotidiani noi dobbiamo avere per l'ambiente, a partire da una corretta raccolta differenziata.